Il commissario Chiodi prima si dimette e meno danni farà alla sanità abruzzese. Sono parole taglienti quelle del senatore dell'Italia dei Valori Alfonso Mascitelli, che questa mattina insieme al consigliere regionale Carlo Costantini ha presentato una mozione che impegna il presidente Chiodi e la Giunta a sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio regionale l'accordo di programma relativo ai fondi ex articolo 20 per la realizzazione degli ospedali prima della sua sottoscrizione con il ministro Fazio. Secondo il partito di Di Pietro, Chiodi vorrebbe trasformare i siti che ospitano gli ospedali di Giulianova, Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto in centri direzionali o villette vista mare, per poi selezionare nuovi siti per realizzare ex novo 5 ospedali. Il problema, ha dichiarato Costantini, è che ha 200 milioni di euro e i 5 nuovi ospedali costano almeno 400 milioni. Questo vuol dire, sempre secondo l'Italia dei Valori, che proprio per trovare i fondi necessari, Chiodi avrebbe ipotizzato un intervento dei privati attraverso il project financing. In questo modo, ha sottolineato Costantini, regala ai cittadini abruzzesi anche la privatizzazione delle gestioni di 5 ospedali pubblici, in quanto il project financing assicura il recupero dell'investimento del capitale privato proprio dagli introiti della gestione. Il consigliere regionale dell'opposizione ha sostenuto anche che per rimediare le risorse che mancano per realizzare il progetto, il governatore ha dato mandato ai direttori generali delle ASL di operare una sorta di ricatto alle amministrazioni comunali. I direttori, ha aggiunto, hanno dovuto infatti scrivere ai sindaci che se vogliono il nuovo ospedale non solo devono individuare il nuovo sito nel piano regolatore, ma devono anche cambiare la destinazione urbanistica, gli indici edificatori ed i parametri urbanistici dei siti che ospitano i vecchi ospedali da rottamare. Per l'esponente dell'Italia dei Valori, il presidente Chiodi non ha questi poteri in quanto è un commissario nominato per ripianare i conti e ridurre la spesa e non per ipotecare il futuro degli abruzzesi e privatizzare gli ospedali pubblici.